Tutti i nostri grandi maestri del Novecento erano prima di tutto dei ritrattisti, amavano non solo raffigurare le persone, se pensiamo a Picasso, Picasso già a 9 anni, 10 anni era capace di raffigurare un cavallo, un animale, una persona con una bravura, una maestria incredibile. Quindi i grandi artisti, perdonatemi ma questo è il mio punto di vista sincero, i grandi artisti devono essere prima di tutto dei bravi artisti figurativi. Dopo, come è successo a Matisse, ecco Matisse, dopo si può andare oltre e si può inventare qualcosa. Vi voglio raccontare una cosa. Diciamo che Matisse era amico di Moulin. Ora, di Matisse tutti sanno, vita, morte e miracoli. Di Moulin nessuno sa nulla. Allora, io vi domando, in punta di piedi, umilmente, chi di voi ha mai sentito parlare di Charles Lucien Moulin? Nessuno. Moulin era un artista più bravo di Matisse, nato a Lille nel 1869, lo stesso anno di nascita di Matisse, e vinse il Grand Prix de Rome. Lo vinse e superò Matisse. Arrivò prima Moulin e poi arrivò Matisse. Però Matisse ebbe la fortuna di incontrare i galleristi giusti e poi andò oltre, inventò, ecco, diciamo la sua personale ricerca artistica, il movimento dei Fauve, mentre invece Moulin che fece? Fece l'eremita, andò in America, non andò troppo bene e poi visse da eremita sulle Mainardi in Molise e morì da solo nel 1960 in un ospedale di Sernia. Perché vi ho raccontato questo? Ve l'ho raccontato per dire che se avessi incontrato le persone giuste sarebbe famoso, più famoso di Matisse, ma Matisse è stato più abile e poi ha avuto il coraggio di cambiare la sua arte. Invece, sapete Moulin di che cosa viveva? Viveva di ritrattisti.